Ciao ragazzi e benvenuti su Gastro Drums. Oggi video un po' particolare, non è il solito video perché vi voglio parlare di Rosanna dei Toto e quindi mi direte sì vabbè il solito video, ma in un modo decisamente diverso, cioè voglio farvi vedere 5 modi diversi di suonarla. Perché ho deciso di fare questo video? Perché molto spesso mi capita a lezione di avere allievi che magari hanno incominciato a suonare da pochissimo la batteria ma vorrebbero già cercare di suonare delle canzoni difficili e io di solito cerco di accontentarli. Che cosa vuol dire? Non vuol dire ok suona la batteria a caso, intanto ti metto la canzone sotto e poi vabbè buttiamo via sti 5 minuti in cui suoni e funziona così. No, se ovviamente l'allievo riesce almeno a sentire il tempo della canzone, secondo me è importante che possa già suonare una canzone anche tecnicamente più difficile che ancora non saprebbe fare, ma facendola in un modo diverso, quindi semplificandola un po'. Quindi per chi vorrebbe, avrebbe il sogno di suonare Rosanna dei Toto ma ancora non ce la fa, vi voglio dare queste 5 possibilità diverse di groove. Quindi pian pianino andare avanti con dei groove sempre più difficili, spiegarvi il perché di questi groove e pian pianino creare così un percorso in modo tale poi da riuscire ad arrivare al groove originale. Così almeno non dovete subito buttarvi con le mille cose che ha sto groove di Rosanna, che tra l'altro è molto difficile, e ghost, non ghost, charleston fatto così, shuffle, ma non troppo. Troppe cose insieme. Prendiamo poco per volta e facciamoci 5 groove. Ovviamente c'è il PDF qui sotto, quindi mi raccomando scaricatelo. Quindi, fatto tutto questo mega preambolo, direi che possiamo direttamente partire con la sigla e poi suonare. Ovviamente, ognuno di noi la cosa base è che sappia tenere il tempo almeno con il piede, nel senso riconosca il tempo della canzone. Quindi se riuscite a riconoscere il tempo di Rosanna, allora per prima cosa potete fare il groove base. Questa è una canzone in 4/4, quindi se noi teniamo il groove base, che è questo qua, già possiamo incominciare a suonarla. Perché? Perché questo groove base qua, qualcuno di voi già magari un pochettino più avanti mi dirà sì, però il groove di Rosanna è shuffle, quindi non ci sta bene, questo è un groove dritto. In realtà il groove di Rosanna, che è un half time shuffle si chiama, diciamo che è uno shuffle un pochettino diverso dal solito, non è questo. È uno shuffle ma con il charleston al doppio della velocità rispetto a quello che vi ho suonato adesso. Comunque, tutto questo per dirvi che se voi suonate questo primo groove normale, il groove base, già potete suonare su Rosanna dei Toto. Ovviamente, occhio che se voi tenete il tempo in questo modo, non avrete più gli ottavi di charleston, cassa sull'1 sul 3, rullante sul 2 sul 4, ma avrete i quarti di charleston, ti 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 ti, cassa sull'1, rullante sul 3. Quindi 1, 2, 3, 4. In questo modo qua ovviamente più veloce il tempo di Rosanna. Secondo groove che potete fare è quello adesso di andare a mettere lo shuffle con il charleston. Quindi adesso il nostro groove comincerà a prendere l'intenzione migliore rispetto a quella di prima che era proprio statica. Adesso cominciamo a far sentire lo shuffle anche noi con il nostro groove. E lo shuffle andremo a farlo sul charleston. Quindi se prima il charleston era questo, adesso andremo a suonare shuffle. Un po' più lento. Quindi, fatto alla velocità della canzone, passiamo da questo a questa cosa qua. Adesso abbiamo cambiato solo il charleston. Nel terzo groove incominciamo a mettere cassa e rullante, soprattutto la cassa, giusta con la canzone. Nel senso, mettiamo la cassa proprio identica alla canzone originale. La cassa nella canzone fa questo schema qua.
Quindi la parte principale è pa 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 pa, ma con un ultimissimo colpo che va a raddoppiare nel momento in cui facciamo di nuovo il primo della battuta, quindi pa 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 pa. Questo andiamo a metterlo insieme al Charleston Shuffle e ad Ullante sempre uguale. Adesso vi voglio spiegare un modo un pochettino diverso di suonare Rosanna, che però in realtà non è tanto per questo pezzo, ma è un modo, secondo me, un groove molto 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 interessante. Cioè, tenete la stessa cosa che avete fatto adesso con cassa rullante, ma il Charleston andate a suonarlo come lo suonavamo all'inizio, quindi dritto. Vedete che vi verrà un groove più, tra virgolette, hip hop, quindi darete un feeling più hip hop a Rosanna. Quindi questa qua è molto interessante e non è per niente facile, infatti ho deciso di metterla come quarto groove. Perché? Perché molti di voi mi potranno dire sì, ma questa è più facile in confronto a quella di prima, che comunque avevo lo shuffle da fare con il Charleston, e come meccanica probabilmente è vero, questo è più facile del groove prima. Ma attenzione, perché per riuscire a dare l'intenzione giusta con la cassa e soprattutto dare l'intenzione shuffle con la cassa, che adesso è l'unico pezzo della batteria che dà l'intenzione shuffle, perché prima era data anche dal Charleston, adesso l'unico cosa che suona shuffle è la cassa, quindi dobbiamo essere super precisi a suonare la cassa che dia quel senso di tutti 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 tutti. Col Charleston è più facile dare questa intenzione qua, perché ha tutti i colpi. Con la cassa non stiamo mica facendo questo, quindi dobbiamo riuscire a dare l'intenzione shuffle avendo molte più pause rispetto a quando suoniamo il Charleston. Adesso siamo finalmente arrivati al groove originale. Se riuscite a fare tutti questi 5 groove fatti nel modo giusto, allora possiamo andare ad inserire le ghost di rullante. Le ghost di rullante dove vanno inserite? Le ghost di rullante vanno inserite tra un Charleston e l'altro. Quindi il primo esercizio che vi consiglio di fare è quello di suonare tutte le ghost sempre. Anche senza suonare il backbeat di rullante e senza suonare la cassa, ma dopo aver preso bene confidenza con questo, le ghost che dovrete andare a suonare nel groove saranno tutte quante le ghost dove c'è lo spazio dello shuffle nel Charleston, tranne quando avreste lo spazio subito dopo il rullante, perché nello shuffle capiterà di avere questo. Qui portata a velocità è difficile da fare, è difficile fare accento e subito ghost. E in più in Rosanna dei Toto non c'è, o comunque le ghost non sono sempre identiche. Adesso vi faccio vedere un groove sempre uguale, ma in realtà se ascoltate l'originale che vi lascio qui sotto in descrizione di sola batteria, le ghost ci sono e non ci sono, non sono sempre perfettamente identiche, quindi sta anche un po' al nostro gusto. Quindi il groove originale con tutto e anche con le ghost sarà questo.
Quindi ragazzi, con questo il video può finire qui, spero vi sia piaciuto. Più che altro la cosa importante che vi chiedo è di dirmi cosa ne pensate di questa tipologia di video, cioè di un video in cui vi spiego in modo progressivo il groove magari da fare per riuscire ad arrivare a suonare poi una certa canzone più difficile. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, scrivetemi se ci sono dei groove che vorreste imparare, magari sfogliando tra i commenti vedo qualcosa che mi piace, vedo qualcosa che è effettivamente interessante e così lo porto nel prossimo video. Oltre a questo io direi basta, vi ricordo che c'è il PDF, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di mettere mi piace se vi piace questa tipologia di video, vi ricordo nient'altro, vi ricordo che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!